Rieccoci. Allora, come avete visto, abbiamo fatto vedere le testimonianze, poi ovviamente andremo a parlare con loro, però in sala ci sono dei superstiti, dei presidenti delle associazioni. Dennis, se mi dai una mano un attimino, andiamo a sentire anche il pensiero di quelli che hanno vissuto quel purtroppo maledetto giorno. Sì, cominciamo di 56 anni fa. Prego. Abbiamo due presidenti di comunque comitati, associazioni che puntano a tenere viva la memoria di quello che è successo. Comincio con Micaela Coletti, lei è presidente del Comitato Sopravvissuti del Vajont. Sì. Ecco, appena visto le testimonianze, lei a sua volta è una superstite. Quanto? No, sopravvissuta. Sopravvissuta. Quanto ha segnato questa tragedia? In maniera indelebile. E questo durerà fino all'ultimo dei miei giorni. Non posso dire di sentirmi, tra mille virgolette, normale, come, cioè, ammesso che la parola normale voglia dire qualcosa. Ho troppe difficoltà. Quando poi ti mancano i genitori, ti mancano le sorelle, ti manca la nonna, ti mancano gli amici, ti manca il tuo paese, per cui il luogo dove tu sei nata, il luogo dove tu per 12 anni hai conosciuto, dalla mattina alla sera in due minuti ti è sparito tutto e non è rimasto niente, nemmeno la memoria di quello che era prima, e soprattutto poi la possibilità di poter parlare con qualcuno, perché bisogna ricordare che l'80% dei residenti quella notte è morto, per cui non era rimasto più nessuno nemmeno con cui parlare. Posso chiedere quanti familiari ha perso? Ho perso mia mamma, oggi il compleanno di mia mamma, compiva 40 anni quando è morta. Mio papà, mia nonna e una sorella. E ho trovato soltanto mio papà, riconosciuto perché aveva i documenti in tasca. Ti porto invece Giorgia adesso da Renato Migotti, presidente di un'associazione Cittadini per la Memoria, corretto? Il futuro della memoria. Il futuro. Ecco, perché questo nome? Cosa significa il futuro della memoria? Allora, noi come associazione nasciamo già 20 anni fa e siamo nasciamo come continuità di tutta una serie di associazioni, di comitati che sono nati subito dopo il Vajont. Dopo il Vajont la gente si è messa insieme per portare avanti tutte le problematiche, le tematiche della ricostruzione, quindi i gruppi di superstiti, i gruppi di sinistrati, e che insieme alle amministrazioni sia di Erto e Casso e di Longarone portavano avanti appunto le problematiche della ricostruzione. Ecco, noi riconosciamo come una continuità di questi gruppi. Nasciamo come Associazione Superstiti del Vajont, che cambia proprio il proprio nome proprio con il 50° anniversario del disastro. Ci siamo voluti togliere da dosso la parola superstite, perché abbiamo notato che per i 50 anni questa parola in qualche maniera ci ha anche un po' allontanati, ha creato delle difficoltà di dialogo tra noi e principalmente con i nuovi longaronesi, con la nuova gente che veniva nel nostro paese, probabilmente anche per il fatto stesso che aver vissuto direttamente o indirettamente la tragedia del Vajont e raccontarla metteva a disagio i nuovi arrivati, le nuove persone. Per cui abbiamo pensato di voltare pagina e di voler trasmettere più intensamente, più radicalmente la nostra esperienza ai nostri figli, ai nostri giovani, perché noi incominciamo ad avere un'età abbastanza avanzata e quindi nel giro di 10-20 anni non ci saremo più e la memoria del Vajont deve essere comunque portata avanti dalle nostre testimonianze trasferite alle giovani generazioni. E quindi ecco perché il futuro della memoria. Giorgio, avete delle riflessioni da fare con i presidenti? No, volevo solo chiedere se appunto i giovani d'oggi sentono quello che è successo come loro vorrebbero o hanno percepito. Purtroppo devo dirle di no.
diciamo che questo no è, è relativo principalmente al, a que, proprio a questo periodo di commemorazione, di eventi che vogliono in qualche maniera portare all'attenzione della gente cosa è successo 56 anni fa, abbiamo purtroppo questo riscontro di poca, pochissima partecipazione dei giovani. No, questo non è che sia una cosa, ma il sindaco di Longarone, Roberto Padrin, è una responsabilità, mi scusi, non voglio dare colpe, però anche vostra, che i giovani non percepiscono, come dice, oppure sono proprio i giovani d'oggi che vabbè, vivono un altro periodo e non vogliono ricordarlo, come giusto dovrebbero ricordarlo, secondo lei ovviamente. La mia opinione è questa, beh, la comunità di Longarone è una comunità costituita da una parte proprio della vecchia Longarone, quindi dei superstiti, dei sopravvissuti, dei loro familiari, e la parte dei nuovi longaronesi, quelli che sono arrivati qui alcuni anni dopo, che sono cresciuti qui, alcuni poi da qui se ne sono andati, tanti miei coetanei, devo dire anche la sincera verità, i nuovi longaronesi che difatti gran parte poi occupano il loro lavoro nella nostra zona industriale, che è la più grande della provincia di Belluno, che dà lavoro a circa 4.000 persone. E queste persone che non hanno il Vajont vissuto attraverso i propri parenti, i propri genitori o proprio sulla propria pelle, hanno sicuramente, come dice purtroppo Renato, una visione sicuramente più distaccata. Il compito è nostro in parte lo diamo anche alla scuola, ma poi lo dobbiamo dare anche alle famiglie, che devono cercare di far raccontare che un ragazzo di Longarone deve conoscere la storia del proprio paese e deve soprattutto portarne rispetto, ma quello penso che non voglio neanche pensarci che non se ne porti, ma soprattutto che deve avere anche la volontà e l'impegno di mai dimenticare, quindi di portare avanti la memoria. Ecco, questo sicuramente è un percorso però non facile, anche perché quando una comunità perde le sue radici, come è stata persa a Longarone, ci vogliono diverse generazioni perché venga recuperata e si trovi quel senso di unità che, mentre io trovo riscontro nei paesi che non sono stati colpiti dalla tragedia, qui nel capoluogo di Longarone sicuramente c'è meno unità per i motivi che ho detto prima. Senta signora, faccio una domanda, una curiosità. Ma è mai venuto dopo questa disgrazia il pensiero di dire beh, buttiamo giù quella diga? O i soldi, gli interessi sono stati superiori al pensiero di chi ha avuto di buttarla giù, oppure si può, metto anche la terza ipotesi, dire beh, quella lì rimarrà come ricordo. Ecco, delle tre ipotesi, buttarla giù, mantenerla, l'avete avuta o i cittadini di Longarone hanno avuto questo pensiero, secondo lei? Io penso che, io non ci ho mai pensato, devo dire la sincera verità, che la diga potesse essere distrutta o abbattuta. Io, come dicevo prima, per me resta un monito e sicuramente quella diga dovrà rimanere lì per sempre, proprio a monito di quello che è successo. Poi non so se ci sono state idee diverse, forse Antonio lei che può dare qualche... No, la diga non si butta giù, con tutto quello che hanno lavorato per farla non bisogna buttarla giù, perché come dice Roberto deve rimanere a monito di quello che è successo. Sinceramente, una cosa soltanto però vorrei precisare. Prima abbiamo parlato di incuria. Qua non c'è stata incuria. Cioè, qua gli avvertimenti c'erano. Cioè, qui l'incuria dell'uomo, non, la parola incuria non è appropriata per questa tragedia. Qual è la parola appropriata? La colpa. Qui c'è stata una colpa. Perché la montagna, la natura, aveva dato dei segni che non abbiamo... Forse... Sono stati anche colti questi segni, però questi segni non sono stati colti perché sinceramente io penso che anche chi aveva studiato, chi gli ingegneri, i geologi, quella volta aveva capito che qualcosa succedeva. Cioè loro hanno tralasciato questi segnali che dalla montagna Da quello che ho studiato per preparare la trasmissione, ovviamente sì. Non sono preparato come voi, però avevo capito che loro avevano capito che quella montagna, però hanno detto, ma pian pianino, non viene giù in un colpo solo a 100 km all'ora, viene giù pian pianino, la lasciamo depositare
e non succederà nulla di grave. Loro avevano pensato questo, almeno nei racconti che ho sentito io. È vera questa ipotesi? Ma forse anche, anzi, probabilmente è così. Loro non avevano calcolato la velocità di caduta della frana, avevano calcolato il volume della frana, perché è giusto, perché anzi, qualche anno prima, calcolando proprio il perimetro anche della frana, l'avevano calcolato giusto, perché costruendo la galleria di bypass, perché la galleria di bypass, non dobbiamo dimenticare, che forse è stata l'unica cosa che ha fatto condannare la SADE e l'Enel, perché avevano previsto proprio con questa galleria il perimetro della frana stessa. Hanno fatto una galleria che dal restante lago doveva trasmettere l'acqua in base al sistema dei vasi comunicanti, doveva portarla dietro la diga per far funzionare l'impianto lo stesso. La colpa c'è stata, la colpa non possiamo negare che non ci sia stata la colpa di qualcuno, forse gli interessi per vendere questa benedetta infrastruttura tra la SADE. Ma qualcuno ha pagato poi? Ma pochissimi hanno pagato, forse nessuno, anche non ha pagato nessuno praticamente. Penso che il Vajont sia un altro esempio di mala giustizia. Ecco, questo secondo me la lezione del Vajont non ha insegnato, perché di fatto il processo si è svolto 6 anni dopo, distante da Belluno e quindi all'Aquila, e non ha pagato in un posto nessuno. Quasi irraggiungibile, e le pene che sono state date, alcune praticamente erano quasi prescritte, e penso che dei colpevoli riconosciuti, che mi pare fossero 3 o 4, di fatto nessuno, o forse uno, ha fatto qualche giorno dove doveva essere, quindi dove doveva stare. Il potere? Guardate, basta pensare che Leone, che era presidente... Ma lei lo sa, mentre mi racconta sta roba qua, mi viene ancora più rabbia. Cioè, che sono un cittadino italiano, che ho vissuto, ero bambino anch'io quando è successo, mi viene una rabbia incredibile che nessuno abbia pagato di quello che è successo, 2000 morti, la distruzione di un paese, di paesi vicini, la distruzione di una parte importante della nostra... Cioè, tutto è passato e nessuno è intervenuto per dire no, fermi tutti. Perché il potere aveva quella forza da nascondere anche quello che è successo. Io le faccio solo un esempio mi viene solo rabbia così nell'ascoltare, chiedo anche scusa se sono un po' animato, però non so, l'esempio sto che le ora. Faccio le fa capire della vergogna del Vajont e del processo del Vajont. Quando il Presidente del Consiglio dei Ministri Leone venne qui nelle giornate successive alla tragedia e disse: "Longaronesi, avrete giustizia", quella persona era tra gli avvocati difensori della SADE al processo dell'Aquila. Quindi questo vi fa capire, tutto. Come poteva andare a finire. Lei pensi che lei andò, le chiedo scusa se mi prendo confidenza con voi. Maurizio, dov'è Maurizio, collaboratore con Dennis? Maurizio, vieni qui in studio un attimo. Maurizio, quest'ora, vieni qui Maurizio, non prendere paura, lui prende paura. È un mio collaboratore, bravissimo giornalista, che ha fatto i servizi che vedete e vedrete ancora. E prima, arrivando qui a Longarone, nel primo pomeriggio, la prima cosa non è l'uscita dall'autostrada a Coriama, ma ha detto, vedi Giorgio, è la montagna che era, non mi ricordo il nome della montagna, aiutami. Monte Toc, lui se lo ricorda, lo sapevo che era Monte Toc, ma lui se lo ricorda bene che è il Monte Toc. Nel preparare questa trasmissione di 15 giorni veniva su e giù e gli è rimasto impresso il Monte Toc che è caduto e mi diceva, Giorgio, sapevano tutto, un ragazzo, quanti anni hai? 24. 24 anni, sapevano tutto. E lui ha costruito questi filmati che vedete e vedrete, appunto sapendo che l'uomo ha una causa... una colpa, è giusto o no Maurizio, correggimi se dico qualcosa, è vero o no? È proprio così. È così, volevo farvelo vedere perché non vi racconto, cioè lui l'ha vissuto venendo nel preparare i servizi, quello che vi stiamo raccontando, che vi racconteremo durante questa trasmissione. Ce ne vorrebbero tutti i giorni, sindaco, di questa trasmissione, mi spiace che non ci sia la sala piena e che la gente non percepisca l'importanza di quello che è successo 56 anni fa. E poi sono trasferiti, io devo andare avanti, una missione, e hanno costruito questo paese che si chiama Vajont, proprio in onore della vallata, che poi non c'entra niente, dov'è il vero Vajont, da quello attuale mi sembra più o meno, sono 50 chilometri, giusto? Beh, credo che fosse parte della scelta allontanarsi dal luogo in cui è accaduta la tragedia. Diciamo che è molto difficile
per qualcuno del mio gruppo, della mia generazione, commentare queste vicende, perché ovviamente rispetto poi per esempio alle testimonianze dei miei concittadini, chi non ha personalmente vissuto, e qui mi ricollego anche al discorso di Renato Migotti, la vicenda si trova sempre in una posizione un po' difficile per commentare. Noi, la mia generazione, l'ha conosciuta tramite i libri, tramite i filmati, tramite i nostri nonni. Anche dire in merito alla rabbia, al tema insomma della trasmissione, di trasmettere questo sentimento, che non è un'esperienza che io ho avuto per esempio in famiglia, perché nel 90% delle storie che mi venivano raccontate si parlava sì del TOC, ma non si parlava del TOC in termini geologici, in termini di distacco, si parlava della vita che c'era sul TOC, e questa secondo me è una lezione importante. Noi tante volte tendiamo a parlare del Vajont come una storia di una diga, come la storia di una frana, come la storia di 2000 vittime. Raramente entriamo a parlare di quelle persone. Secondo me il Vajont, il prima, il disastro, il dopo, è principalmente una storia di persone, e a me piace ricordarle in quei termini là, insomma. Vabbè, è anche giusto, poi quelli che abbiamo fatto vedere prima vivono a Vajont, dunque era il parroco. E quelle sono le storie, insomma, che noi siamo cresciuti sentendo, ma ripeto, erano quasi un pretesto per poi parlare di quello che c'era prima. È un passaggio che per esempio Nena fa nella sua intervista, a quale diceva cosa c'era prima, e la vita che c'era, che è stata interrotta, secondo me, forse una cosa personale, è l'aspetto più interessante dell'intera vicenda. Cioè, anche al di là di quello che è successo, lei dice? Beh, insomma, parliamo di persone che la cui identità non deve necessariamente ruotare attorno alla vicenda del Vajont. Anche il tema della rabbia: si può continuare a vivere e costruirsi una famiglia rimanendo ancorati alla rabbia? Non lo so, io non ho la qualifica per poterlo determinare. Può immaginarlo, cioè è chiaro che poi il tempo diminuirà, farà diminuire per ovvietà di cose, perché sarà così, però il ricordo di chi, come diceva prima una testimone, della mamma, di tutti quelli che non ha più avuto. Ripeto, nella mia esperienza personale, quella familiare, il ricordo di quello che c'era prima, della vita che si viveva, ha sempre avuto, ripeto, nel mio caso, l'aspetto è stato sempre l'aspetto più importante nella trasmissione della storia. Ecco. Certo, certo. E poi arrivano, soprattutto qui dal colonnello Stefano Fregona, che è comandante del 7° Reggimento degli Alpini. Gli Alpini sono stati davvero, assieme poi alla Protezione Civile, andremo a parlare a tantissimi volontari, i soccorritori, i primari soccorritori, per sistemare tutto quello che era successo. Quali sono stati, colonnello, gli interventi principali che avete messo in campo? Che hanno messo in campo, qui apriamo la pagina dei soccorritori adesso, quindi tante pagine del passato che ci ricordano quello che è successo, dagli atti militari a quelle che sono le testimonianze dei singoli militari. Per fare una sintesi storica, era da 10 anni sorta la Brigata Cadore, quella grande unità che rimane nel cuore di tutti quanti, la gente veneta, bellunese in particolare, ma veneta, che inquadrava i due reggimenti storici, il 6° Reggimento Artiglieria e il 7° Reggimento Alpini dell'epoca. Stiamo parlando della coscrizione obbligatoria che abbiamo lasciato all'inizio degli anni 2000, e quindi numeri molto più consistenti di quanti adesso non facciano parte della Forza Armata. A quel tempo, per forza di cose, il primo intervento per una questione istituzionale doveva essere fatto dalle Forze Armate. I nostri reparti, che sono dislocati sul territorio bellunese, ricordo che il 7° Alpini aveva un battaglione a Pieve di Cadore ed era il primo intervenuto ovviamente da nord, riuscendo a trovare le strade non ancora così ostruite da quello che è stato l'intervento del disastro di Vajont. E poi da sud subito l'allerta è stata data a tutti i reparti della sede di Belluno, e sono intervenuti la sera stessa. Ricordano i racconti dell'epoca che l'allarme non si capì bene a cosa fosse rivolto. Ricordo in quel periodo storico c'erano quegli atti terroristici nell'Alto Adige, dove erano stati dislocati alcuni reparti delle nostre forze armate, quindi per difesa delle linee ferroviarie e delle linee condotti elettrici e via dicendo. Quindi quando l'hanno sentito non sapevano bene a cosa si riferissero. Sono partiti chiaramente con i mezzi dell'epoca, sono arrivati qua per primi, e per primi hanno visto quello che è stata la devastazione. Quindi più di tutti i soccorritori, più di
tutti tra i soccorritori, quelli militari sono quelli che hanno riportato la testimonianza più cruda, quella più reale, che a differenza di altri disastri naturali, poi alla fine non dava neanche forse la possibilità di poter salvare delle vite, perché per lo più hanno trovato una situazione in cui la devastazione aveva creato delle tragedie costanti. Io vorrei solo citare un fatto tra i tanti, perché mi sembra più emblematico, il racconto poi riportato da uno dei nostri militari, che riporta la vicenda dentro una casa sommersa dal fango e racconta di aver cercato di scavare mani nude, ovviamente, quello che si poteva fare nell'epoca, sperando di trovare ancora qualcuno in vita. In realtà era una coppia di giovani sposi con la loro bambina di 2 anni e il nostro militare, che racconta anche lui, è chiaramente costernato che era successo, racconta che il colonnello arriva, prende in mano la bambina, sta per andare via e scoppia in un singhiozzo. Mi pare una immagine emblematica dei nostri militari arrivati. Istituzionalmente sono stati i primi a intervenire, moralmente sono quelli che hanno continuato la loro attività per ore e ore e ore senza darsi tregua, senza darsi riposo. E quale ruolo ha avuto poi il 7° Reggimento Alpini nel periodo successivo alla tragedia di quel 9 ottobre del 63? Beh, poi ne abbiamo le forze armate in generale, gli alpini in particolare nelle nostre zone, sono intervenuti in tante altre circostanze, ovviamente ogni volta c'è stato qualche evento calamitoso, siamo intervenuti, storicamente risaliamo addirittura al 1908, al terremoto Siculo Calabro, primo evento in cui ricordiamo ancora l'intervento del 7° Reggimento Alpini, a seguire poi il terremoto del Friuli e poi tutte quelle catastrofi che ben ricordiamo nei tempi recenti. Per arrivare poi a quello che è stato l'attualità, le cose ben conosciute, la tempesta Vaia dell'anno scorso, e prima ancora tempesta Vaia vorrei ricordare comunque anche quella grande nevicata del 14 che ha visto impegnato moltissima gente del 7° Reggimento Alpini. In entrambi i casi siamo intervenuti con varie formule, una in concorso alla pubblica sicurezza per poter garantire la sicurezza dei cittadini, insomma l'antisciacallaggio e tutte quelle forme di protezione della popolazione. E in secondo luogo proprio con i nostri assetti più specialistici per poter intervenire, nel caso della grande nevicata, direttamente per sgomberare i tetti delle istituzioni, ma anche delle case private, da quel rischio poi di crolli che potevano esserci. In realtà poi come fanteria leggera il 7° Alpini può solamente esprimere una forza di uomini, ci avvaliamo ovviamente di molte altre forze più specialistiche della nostra, e nel caso di Vaia sono intervenuti, le vorrei ricordare, insomma il 3° Reggimento Genio Guastatori di Udine, il 2° Reggimento Genio Guastatori di Trento, che sono quelli che hanno gli elementi o le macchine, gli strumenti più importanti per poter anche intervenire fisicamente a rimuovere le macerie, rimuovere gli alberi in questo caso. Ecco, poi parleremo anche che avete ricevuto appunto la medaglia d'oro al valor civile, volevo chiedere il significato, ma prima di questo voi avete anche una collaborazione con la Protezione Civile? Sì, noi siamo costantemente in contatto, siamo uno degli elementi che stanno che vengono attivati in ogni caso di pubblica calamità. La recente tempesta Vaia ha dimostrato una grossa sinergia fra quella che era la componente protezione civile e tutte le componenti che operano sul territorio per la protezione civile, vigili del fuoco, forestali, eccetera, eccetera. Quindi è stato veramente un grosso sforzo di forze messe in campo e coordinate in maniera uniforme e unitaria, un grande risultato di tutte le forze locali. Poi le chiedo appunto per quanto riguarda la medaglia d'oro, che valore ha. Dennis, ci sono dei soccorritori in sala, se mi arrivai a intervistare così sentiamo anche appunto il dopo, cioè dopo la tragedia ovviamente c'è stato l'aiuto, come diceva il colonnello degli Alpini e dei Vigili del Fuoco, doveva essere qui il comandante, non ha potuto intervenire, se ne scusa, però di molti volontari, e qui ne abbiamo presenti più di qualcuno. Prego Dennis. Sì Giorgio, sono proprio qui in prima fila, io vi chiederò il nome e vi chiederò la vostra esperienza, insomma, lei cosa ha vissuto, cosa si ricorda? Mi ricordo molto bene, anche se l'età sta andando su. So che sono arrivato su a soccorrere 2 giorni dopo, perché ero in caserma quando hanno dovuto mandare su tutti. Sono arrivato a Pirago, ho cominciato a scavare lì a Pirago, poi è arrivato l'ordine di partire per il cimitero di Fortogna, la quale io facevo
come sottufficiale ero responsabile di tutti, e lì ne ho viste parecchie. Ancora oggi mi emoziona solo pensarci. C'è un ricordo che ha impresso nella mente, vivo nella memoria più di altri? Ma mi ricordo di una figlia che ha riconosciuto la madre dentro la bara e che mi è svenuta, mi è caduta davanti ai piedi, e le dirò che per la prima volta in vita mia ho bevuto alcolici. Passiamo, sentiamo un'altra testimonianza, Giorgio, meno che non abbia dei commenti. No, andiamo ancora, perché davvero mi vengono i brividi, vi dico la verità, nell'ascoltare, nel sentire queste testimonianze, sono cose davvero... Perché, sindaco, io vengo da voi perché voi siete i primi cittadini di questi paesi, perché davvero ti vengono i brividi, cioè, capito, nell'ascoltare, nel vedere, soprattutto nel vedere le espressioni. Quando io conduco una trasmissione, di solito chiedo scusa a tutti, io allora cerco di condurla in una maniera, poi è venuto a trovarmi ospite anche nei miei studi di sindaco di Belluno, in maniera così anche facile, non impegnativa, no? Però quando sono arrivato qui ho visto le persone che sono... entrati in questo teatro, perché dovevamo inizialmente farla in esterna, poi il tempo non ce l'ha permesso, e ovviamente nel guardarle nel viso è arrivato uno, quello che ha un amico che giocava a calcio addirittura, Dennis, che è il primo qui, guarda qui, il primo qui alla tua della sedia, quello dove inizia, e lui l'ho sentito parlare, è arrivato per il primo in teatro, e lui si è ricordato che aveva un amico morto nel soccorrere, che era un suo compagno di squadra, o sbaglio? Le chiedo il suo nome, se poi appunto ci racconta questo aneddoto. Sì, sì, 3 mesi prima mi è venuto in caserma a dirmi, sì, siccome io giocavo in porta e doveva fare una partita, Tambre, il mio paese, contro Longarone, no? Ma ho detto, guarda che non, mi sono un po' ingrassato, non ho più di 20 anni. E lui, dai, e vieni, ma non ho potuto perché capitano, ma non mi ha dato il permesso quel giorno di giocare. E quella notte lì, purtroppo, il mio pensiero non era su di lui, perché lui si è fermato lì perché c'era una partita di calcio quella sera. Se no, lui andava sempre, veniva sempre a cioè casa. C'era la partita a Longarone quella no, sera? No, era una partita internazionale. Ah, c'era internazionale. Real Madrid contro, credo, il Celtic Glasgow, okay, giusto? Okay. Sì, in Champions, certo. Coppa dei Campioni all'epoca. Sì, sì. E lui, purtroppo, questo mio amico, si è fermato perché gli amici gli hanno detto guarda, fermati, lui lavorava in banca lui. Fermati, vediamo la partita assieme, così, però io pensavo che lui fosse a casa. Dopo 2 giorni è venuto uno del mio paese, guarda che si robona, non è rientrato e deve essere lì. Allora lì mi è cascato il mondo addosso, perché avevo visto 3-4 giorni prima anche, però è stato per me è stata una gran tragedia. Anche allora io le racconto che un fatto anche molto, era uno da Milano che è venuto là subito quel giorno lì, sì, quel giorno, perché aveva la moglie e la sua bambina che aveva 7 anni, aveva detto che era qui vicino, che il l'hotel posta, no? Era lì, ma noi non si poteva sapere dove era l'hotel posta perché non c'era ancora le scritte. Poi l'hanno messa, dopo 3-4 giorni ho messo le scritte. Allora lì abbiamo iniziato a lavorare, tirare su. Abbiamo fatto 2 giorni, tiro su macerie, perché le ruspe non potevano toccare, se no schiacciava altre. E finalmente, dopo 2 giorni, lui si è accorto di un ciuffetto biondo. Quando ha visto questo ciuffo biondo, è mia moglie e mia figlia, e là lui si è buttato. Lo abbiamo tirato su pian pianino, abbiamo continuato a sistemarlo, no? Sistemare, e abbiamo visto la mamma era a pancia all'aria e la bambina era sul suo petto. E lì lui è andato fuori sopra, no? Però
era una cosa un po'... Allora l'abbiamo tirato su, poi arrivati i pompieri e lì hanno portato una bara e l'hanno messi tutte e due sulla stessa bara. Poi ho sentito che lui se l'è portata a Milano. Questo uomo, però, che faceva appena cos'era. Senti, cosa le è rimasto di quello che ha visto dopo 56 anni? Cosa mi è rimasto? Lei era giovane quando... 20 anni. Ecco, in questi 56 anni. Guardi, io vengo sempre tutti gli anni a messa, il 9, sempre, sono sempre presente, e poi vado nel cimitero tutti gli anni, perché per me è stata una cosa atroce, perché prima di tutto ho perso un grande amico, e poi vedendo tutte queste creature, tutte queste cose, non si riesce neanche, perché non solo quella, ma anche... Tante altre. Certo, no, ma lei ha raccontato quello che ha vissuto e quindi... Sì, ne avrei da contare per... ho fatto 58 giorni io lì, ho fatto 58 giorni. Tutti i giorni non ho mai mancato neanche un'ora, sempre dalla mattina alla sera, naturalmente, scusa. E così. Va bene, allora facciamo grazie della testimonianza, andiamo a vedere allora praticamente il disastro della valle di Erto, andiamo a vedere questo servizio. Per chi abita la valle del Vajont, il 9 ottobre 1963 è una data capitale, una linea di demarcazione impossibile da cancellare. Erto e Casso, i due principali agglomerati, sono miracolosamente sopravvissuti alle onde del lago. Erto in particolare è stato graziato da uno sperone di roccia. Per anni dichiarato inagibile, ha potuto salvare il borgo più antico solo attraverso la tenacia dei suoi abitanti, prima costretti a sfollare, ma poi tornati con ostinazione e coraggio ad occupare le vecchie case. Oggi Erto è un paese suggestivo che sta recuperando la propria identità, visitato da 70.000 persone ogni anno. Ma non tutta la valle ha potuto ricominciare. Tante piccole frazioni più esposte sono state cancellate dalla carta geografica, come San Martino, un borghetto costruito attorno ad una chiesa antichissima, dove hanno trovato la morte 35 persone. Anche il versante sud del lago è stato colpito duramente. Qui una costellazione di piccoli borghi sono stati spazzati via, come Marzana e Pineda. Case e persone di cui rimane quasi soltanto una memoria orale, qualche pietra immersa nel verde del bosco. La valle del Vajont pagò un prezzo salato all'invaso idroelettrico della Sade. Pagò prima con il sacrificio del suo fondovalle, espropriato o acquistato a basso prezzo per far posto all'acqua. Pagò poi con la vita della propria gente, oltre 200 vittime che trovarono la morte in quella notte di ottobre. Pagò anche una terza volta con le speculazioni dopo la tragedia, con una ricostruzione piena di ombre. Quella che si presenta oggi a chi sale al Vajont è una valle che continua a mostrare le sue ferite, ma che si ostina a vivere, seppure nel ricordo indelebile di ciò che è accaduto, ancora negli occhi di chi c'era. Quello che è successo qua è una cosa che non si è mai verificata al mondo, non c'è paragone. Se tu guardi le fotografie dei giorni dopo, vedi un terreno assolutamente devastato e brullo. Ho camminato sulle macerie Longarone e poi sono risalito, perché non sapevo niente del destino di Erto e della mia famiglia. Sono risalito sui sentieri in la montagna e questo viaggio ormai lo ricordo come un film dell'orrore.